Buonasera a tutti, eccoci per un'altra conversazione sulle donne estensi stavolta e ho l'onore, per me è sempre un onore e un piacere perché se questo mio amore per il casato estense, in particolare per Francesco Quinto e Aldegonda, è nato, lo devo sempre a questa signora che vi presento, che è l'Elena Ciao, Bianchini, buonasera. e a lei devo la nascita di questa mia passione per la storia di Modena e del Ducato. E gli ho chiesto se ci racconta la storia di un'altra donna estense, cioè l'unica regina sul trono inglese proveniente dal Ducato di Modena, che è chiamata appunto Mary of Modena, figlia della Laura Martinozzi di cui ci aveva parlato la Daniela Ori. Elena ha scritto anche un libro su Mary of Modena. Lascio a lei la parola per raccontarci la vita di questa donna un po' sfortunata. E io sparisco, metto le immagini e sentiamo Elena. Ecco, buonasera, buonasera, grazie Angela, perché anche per me è un piacere avere ogni volta che devo parlare di Maria Beatrice d'Este, anche conosciuta come Mary of Modena, per me è un piacere perché si tratta di un personaggio veramente straordinario, sia per la sua importanza dinastica e come appunto regina dell'Inghilterra, e appunto è stata l'unica principessa italica ad essere regina d'Inghilterra, e anche per la sua figura umana, che è veramente straordinaria, perché effettivamente, come ha detto Angela, è stata sfortunata nella vita. Ha una vita veramente costellata di lutti, di tribolazioni personali, familiari, politiche. Però è anche un personaggio sempre, sempre forte, caratterizzato da una grande forza d'animo, da una grande allegria, una donna di vasta cultura, una donna come scrive Muratori, nel cui animo e cuore avevano posto seggio le più eminenti virtù. E questo lo dimostrerà sia nel suo breve periodo modenese, breve perché partirà da Modena il giorno del suo 15° compleanno, sia nel periodo inglese, prima come moglie dell'erede al trono e poi come regina, e poi anche nel lungo esilio in Francia. Maria Beatrice d'Este nasce a Modena, al Palazzo Ducale di Modena, il 5 ottobre del 1658. Sua madre è Laura Martinozzi, anche qui so che ne avete già parlato, ma donna di grande carattere, di grande tempra, che probabilmente trasmette molte delle sue doti a Maria Beatrice. E suo padre è Alfonso IV, che morirà giovane, ragion per cui Laura Martinozzi si troverà a governare. Sarà l'unico caso di reggenza femminile del Ducato estense. Laura Martinozzi era una delle famose Mazarinette, le nipoti del cardinale Mazzarino, quelle fanciulle in genere belle, brillanti e colte che il cardinale Mazarin usava come pedine per i suoi intrighi politici. E Laura Martinozzi arriva, è la più tranquilla, la più riservata, la più religiosa delle Mazarinette, arriva a Modena appunto come sposa di Alfonso. Il primo figlio di Laura e Alfonso si chiamava Francesco e muore. Poi nasce Maria Beatrice, abbiamo detto il 5 ottobre del 1658, e seguita 2 anni dopo da un altro maschio che ancora verrà chiamato Francesco e sarà poi il duca di Modena, Francesco II. Laura Martinozzi, proprio in quel momento, cioè dopo la subito dopo la nascita di Francesco, inizia a costruire il monastero della Visitazione, che era proprio attaccato al Palazzo Ducale, e c'era quel passaggio che ancora si vede per chi è un attimo pratico di Modena, dietro al palazzo che collega appunto il palazzo a quello che un tempo era il monastero. Il monastero della Visitazione viene costruito da Laura Martinozzi, religiosissima,
Modena, che riempie un po' la città di Modena, comunque di chiese, di monasteri, ma quello per lei ha un particolare valore perché è la risposta a un voto. Morto il primo figlio Francesco, Laura Martinozzi fa un voto a Francesco di Sal. Dicendo che impegnandosi a appunto costruire un monastero della Visitazione qualora avesse avuto un altro figlio maschio che lo avrebbe chiamato Francesco. E quindi il figlio maschio nasce, lo chiama Francesco e lei comincia a costruire quel monastero della Visitazione. Dico questo perché per Maria Beatrice questo sarà importantissimo. Lei fin da piccola seguirà i lavori di costruzione, di ampliamento. Nel giro di poco tempo il monastero è pronto, arrivano le prime suore. Un tempo, incomprensibilmente, non ho mai capito, facevano prestissimo a costruire questi edifici, nonostante non avessero i mezzi che abbiamo noi oggi abbiamo mezzi e cantieri eterni, no? Loro avevano pochi mezzi, eppure nel giro di pochi anni costruivano delle meraviglie. Ecco, nel giro di poco tempo, quindi il monastero è attivo e Maria Beatrice, ancora fanciulla, vi trascorre molte ore al giorno. Ha una innata propensione alla vita religiosa e comincia pian piano a maturare in lei una vocazione. Lei sogna di passare la vita appunto in quel convento, in quel monastero, e Laura Martinozzi sembra decisa ad assecondare questa sua vocazione. Non ha interesse, una volta tanto, di solito gli est, per quanto fossero molto, molto religiosi e sempre molto legati alla Chiesa, tendevano a scoraggiare le vocazioni monastiche nelle principesse. Perché? Perché per una piccola casata come quella degli Este, le politiche matrimoniali erano importantissime, cioè in genere per qualsiasi cosa non conveniva a una piccola casata fare la guerra, conveniva cercare di trattare con appunto la politica matrimoniale. Gli Este in questo erano sempre stati bravissimi, tant'è che si erano inseriti a pieno titolo nella diplomazia europea e trattavano con le case regnanti più importanti d'Europa, come dimostrerà poi Maria Beatrice, che andrà sposa in Inghilterra e sarà regina d'Inghilterra. Però diciamo che Laura Martinozzi in questo caso non intende utilizzare la figlia per ragioni politiche, intende accontentarla e quindi asseconda la sua vocazione religiosa. Arrivano diverse proposte, anche perché la notizia delle virtù di Maria Beatrice fa presto a diffondersi, e in più le principesse di casa d'Este erano notoriamente molto ben istruite, molto ben educate ed erano ambite in genere come spose, però appunto le proposte vengono tutte senza difficoltà rifiutate, fino a quando non arriva una proposta un po' particolare da parte di Giacomo Stuart, erede al trono d'Inghilterra. In quel momento in Inghilterra regna Carlo II, suo fratello, sposato con Caterina di Braganza, ma non hanno figli, per cui è ovvio che alla sua morte salirà al trono il fratello più giovane, Giacomo. Questa proposta, dicevo, è difficile da rifiutare perché l'Inghilterra si è da poco avviata sulla via del protestantesimo e le potenze cattoliche sperano ancora che possa invece tornare in seno alla Madre Chiesa, per cui l'idea che una principessa cattolica possa diventare regina d'Inghilterra alle potenze cattoliche interessa molto, perché ovviamente ci sarebbe in questo caso una maggiore speranza, visto tra l'altro anche le virtù, le doti, oserei dire quasi carismatiche di Maria Beatrice, c'è la speranza che veramente lei possa riportare l'Inghilterra al cattolicesimo. E quindi subito il re di Francia interviene e comincia a cercare di convincere Laura Martinozzi ad accettare la proposta di Giacomo Stuart. Poi ancora comunque c'è indecisione, Maria Beatrice viene informata ma non ne vuole sapere, si dice che andasse tutti i giorni a piangere dalle monache disperata e diceva che l'idea del matrimonio le era così odiosa che avrebbe preferito gettarsi nel fuoco. Tra l'altro deve aver sicuramente saputo che Giacomo era molto più anziano di lei, lei aveva 14 anni, stava per compierne 15, ma Giacomo aveva più di 40 anni, la sua figlia primogenita era
più grande di Maria Beatrice, e quindi lei è sicuramente spaventata. L'Inghilterra era lontana, c'era il mare in mezzo, probabilmente sapeva che non avrebbe mai più rivisto Modena. E poi si sente veramente vocata alla vita religiosa. L'idea poi di aver rinunciato alla vita religiosa l'accompagnerà per tutta la vita, anche quando comunque riuscirà a trovare una sua felicità anche nel matrimonio. Il 19 settembre del 1673 arriva a Modena, caso praticamente unico nella storia, un breve del Papa, con il quale appunto il pontefice invita Maria Beatrice a rinunciare alla sua vocazione personale, scrive, in vista di un bene più grande, che è quello appunto di poter eventualmente riportare l'Inghilterra alla fede cattolica. E Maria Beatrice a quel punto non può più rifiutare, sì, da cattolica, scrupolosa, convinta, quale è, sa di dovere obbedienza al pontefice. Quindi, appunto, sempre in lacrime, sempre disperata, ma acconsente, a sposarsi. Il matrimonio viene celebrato subito, il 30 settembre. Per procura, ovviamente, a Modena è già arrivato un lord inglese che assume il ruolo di plenipotenziario e il giorno del suo 15° compleanno, quindi il 5 ottobre del 1673, Maria Beatrice parte per l'Inghilterra, accompagnata dalla madre. E ovviamente dà un suo seguito. Tra l'altro, in questa occasione, Maria Beatrice si fermerà a Parigi, dove dovrà soggiornare un po', perché ci sarà un ritardo sulla tabella di marcia, sul suo arrivo previsto a Londra, dovuto a una sessione del Parlamento inglese che si prolunga proprio per cercare di contrastare queste nozze. Quindi lei sa anche durante il suo viaggio che non sarà bene accolta in Inghilterra. Comunque, dicevo, quindi Maria Beatrice si ferma a Parigi, soggiorna a Versailles, visita Versailles, visita tutte le dimore francesi e poi finalmente il 1° dicembre sbarca a Dover e qui incontra il suo sposo Giacomo. Il plenipotenziario inglese, Lord Peterborough, è entusiasta nel presentare la principessa al suo sovrano, insomma, a Giacomo che lo aveva incaricato. Usa parole di grande entusiasmo, dice, ve le volevo leggere perché fanno più effetto. Ecco, qui termina il gran servizio che attraverso grandi difficoltà ha portato al Duca di York la più bella donna del mondo e all'Inghilterra una principessa che è il più grande esempio di ogni virtù. E Lord Peterborough diceva di essere sicuro di avere fatto con questa sua missione la fortuna dell'Inghilterra. Non ha fatto però quella di Maria Beatrice, che in Inghilterra avrà molto molto da soffrire. Già quando incontra Giacomo rimane traumatizzata, diremmo oggi, inizia a piangere, suo malgrado, perché poi lei aveva un carattere sempre molto, molto gentile, molto solare, voleva sempre comunque dimostrare affetto a tutti, ma il primo impatto è di vera e propria repulsione. Giacomo era appunto, come vi dicevo, molto più anziano di lei, si dice che avesse il volto un po' sfigurato dal vaiolo e aveva quell'atteggiamento molto molto altero, molto riservato, che contrastava decisamente anche a prima vista con invece l'atteggiamento sempre gioioso e solare di Maria Beatrice. Quindi lei rimane veramente male e per diverse settimane non riesce ad avvicinarsi al marito. Lui è molto premuroso con lei, lui ovviamente ci tiene tanto e cerca di essere il più possibile vicino, ma lei si accorge quasi di ritrarsi istintivamente quando lui si avvicina. Quindi le prime settimane sono sicuramente di grande turbamento, anche se lei comunque non si scoraggia mai nelle sue lettere.
Dice sempre di essere contenta, in una lettera al fratello scrive: io qui mi diverto molto e spesso ballo e gioco, anche con le monache della Visitazione, con le quali sarà sempre in contatto epistolare. Infatti a Modena, al Monastero della Visitazione, purtroppo ora chiuso, ci sono le preziosissime lettere che ci raccontano la vita di Maria Beatrice in Inghilterra. Ecco, lei diceva sempre comunque di stare bene, anche se rimpiangeva sempre il convento, la rinuncia alla vocazione religiosa. Quella la definiva la sua croce, e una croce che porterà avanti per tutta la vita. L'11 dicembre, quindi dopo appena 10 giorni che Maria Beatrice si era preso, insomma, dimora a Londra, il principe Rinaldo, che l'aveva accompagnata insieme a Laura Martinozzi, comunica a Modena che qui riesce a meraviglia la signora duchessa di York, amata con straordinaria tenerezza dal marito, applaudita dalla corte, e rispettata da questa genia di parlamentari, benché odino il matrimonio. Ecco, il più grande problema di Maria Beatrice in Inghilterra sarà il Parlamento inglese, perché diciamo che dal popolo inglese e da gran parte dei cortigiani sarà amatissima. Nel giro di poco tempo riuscirà a farsi amare, proprio per le sue virtù, per la sua bellezza, per la sua sempre gioiosità, insomma, per quel suo carattere sempre appunto aperto e solare, e per la sua straordinaria cultura. Nel giro di poco tempo, a Palazzo San Giacomo, dove vivono i duchi di York, lei allestirà una vivacissima corte chiamando musicisti italiani, avrà un ruolo culturale importantissimo. Nel 1674, grazie a lei, sarà messa in scena la prima opera lirica a Londra. Quindi sicuramente il popolo e la corte la amano, ma il problema è il Parlamento, perché il Parlamento inglese, da quando appunto c'è stata la vicenda di Cromwell, la decapitazione di Carlo I, l'instaurarsi e il crescere del protestantesimo in Inghilterra, diventa proprio il baluardo della religione anglicana. Il Parlamento ha proprio il compito di controllare che l'anglicanesimo sia sempre tutelato. Quindi il Parlamento ha paura di questo matrimonio, ha paura di una principessa cattolica che diventerà regina d'Inghilterra. Quindi sarà il Parlamento a creare tutti i problemi di Maria Beatrice. E saranno tante, le tribolazioni politiche saranno tante anche nei primi anni, sarà più volte costretta all'esilio, saranno sempre comunque esili brevi, a differenza poi dell'ultimo che vedremo, però avrà sempre questa idea comunque di essere contrastata, non accettata. Cosa che diventerà ancora più evidente, ancora più grave, quando, grazie alla sua influenza, anche Giacomo si convertirà al cattolicesimo. Comunque, per dirvi come lei scriveva a Modena di star bene, soprattutto alle suore della Visitazione, ecco, ad esempio, in una lettera alla superiora l'8 gennaio, quindi ancora quando ancora non si era, diciamo, ambientata, quando ancora non aveva stretto quel rapporto con Giacomo, che poi vedremo diventerà una sua grande consolazione, scriveva comunque: cara mia madre, io sto benissimo, grazie a Dio. Non mi posso accomodare a questo stato, cioè allo stato di sposa, al quale, come lei sa, sono sempre stata contraria. Perciò molte volte piango e mi affliggo, non potendomi liberare dalla malinconia. Ma Dio sia benedetto, questa è la mia croce. Le serva però di consolazione, madre mia cara, che il signor Duca è un buonissimo uomo, ha il santo timor di Dio e mi vuole un gran bene, e per mostrarmelo farebbe di tutto. È così fermo e stabile nella nostra santa religione che per veruna cosa al mondo la lascerebbe. Nelle mie afflizioni, alle quali si aggiunge la partenza della mia cara mamma, questo mi serva di conforto. Infatti, Maria Beatrice già fin dai primi giorni comincia ad avvicinare Giacomo alla fede cattolica, ma questo, come dicevo, aumenterà le sue tribolazioni politiche.
Il 23 agosto del 1674, quindi dopo quasi un anno in Inghilterra, scrive al fratello, a Francesco: Caro, caro il mio fratello, io sto tanto bene che non potrei stare meglio. E il 12 settembre, io Dio sia lodato, sto benissimo e me la passo allegramente e spesso ballo e gioco. Ecco, qui era già avvenuto un importante cambiamento nella vita di Maria Beatrice. Quella ripugnanza che inizialmente provava per Giacomo era sparita. Pian piano aveva cominciato ad affezionarsi a questo marito, comunque così tenero e premuroso per lei, con lei, e l'iniziale repulsione si era trasformata anzi in un sentimento molto forte. Maria Beatrice arriverà ad amare sinceramente e appassionatamente Giacomo. Dirà lei, proprio nelle sue lettere, lo dirà al fratello, un amore proprio anche tenero e geloso anche. Dirà in una lettera: voi sapete che dove io amo non amo poco. Ecco, una passionalità, diciamo, tutta italiana che quasi è sempre appunto distante un po' da quella riservatezza inglese alla quale lei non si sarebbe mai abituata. Lei rimarrà sempre vulcanica e solare e piena di vita. E per questo appunto sarà comunque molto molto apprezzata. Quindi inizia con Giacomo una sorta di felicità coniugale, sulla quale però ci saranno sempre delle ombre. Dicevamo all'inizio, la vita di Maria Beatrice è una vita sfortunata, costellata di lutti gravissimi. Tutti i figli che avrà in Inghilterra, numerosi figli, moriranno piccoli, moriranno in fasce. Quasi tutti, dopo vedremo le eccezioni, ma e tutti in circostanze misteriose, cioè di misteriose convulsioni o malesseri che alcuni dicevano potessero eventualmente anche dipendere purtroppo dal veleno, perché appunto Maria Beatrice, guardata con sospetto dal Parlamento inglese per la sua fede cattolica, ovviamente non poteva non pensare, anche se lei tendenzialmente alla teoria del veleno non credeva, lei aveva sempre un cuore puro che faceva fatica a vedere la malizia negli altri, però non era difficile pensare che il Parlamento inglese volesse evitare che la principessa cattolica, anche eventualmente un giorno diventata regina, avesse una discendenza. Cioè, se si poteva evitare che Maria Beatrice e Giacomo avessero una discendenza, anche il loro essere sovrani cattolici sarebbe rimasta una parentesi nella storia dell'Inghilterra, mentre figli, eventuali loro figli che avessero portato avanti anche la loro religione cattolica, avrebbero creato invece la possibilità di avere un serio strappo nella storia inglese. Quindi la teoria del veleno si diffonde, tanto che Francesco II da Modena scriverà a Maria Beatrice di stare attenta a lei stessa, a quello che mangiava, a chi le si avvicinava. Ma Maria Beatrice appunto a questo non crederà mai, lei credeva semplicemente di essere, tra virgolette, sfortunata, anche se in realtà nella sua fede profonda, nella sua religiosità così vissuta, non c'era gran spazio per il concetto di sfortuna. Lei riconduceva tutto alla volontà di Dio e amava la volontà di Dio, quale essa fosse, anche la più appunto dolorosa per lei. Questo per noi oggi forse non è facile da capire, ma lei era veramente così, tant'è che comunque si premurava sempre di scrivere alle monache della Visitazione a casa che comunque lei stava bene e che addirittura a un certo punto scrive che si gloriava che laddove le altre donne facevano tutti i loro figli per il mondo, lei aveva fatto tutti i suoi per Dio. E quindi c'è questa forza straordinaria che le consente comunque di affrontare tutti questi numerosi lutti. Intanto in Francia i problemi aumentano, ci sono ad aggravarli delle congiure, delle cospirazioni, una sorta di guerriglia continua tra cattolici e protestanti, perché è vero che ormai il protestantesimo aveva preso piede, è vero che il Parlamento era baluardo della fede anglicana, ma è anche vero che ancora c'era parte del popolo inglese legato alla Chiesa cattolica. Quei cattolici che avevano sperato sotto Elisabetta I che Maria Stuarda, la regina di Scozia, potesse essere la vera
legittima sovrana inglese, sperano ora in Maria Beatrice e in Giacomo per poter cambiare appunto le sorti della fede in Inghilterra. Ci sono appunto, dicevo, complotti, congiure, la cui responsabilità viene interamente attribuita a Giacomo e Maria Beatrice, che appunto spesso vengono allontanati e per i quali vengono vergate delle apposite leggi di esclusione alla successione al trono, a meno che non ritornino alla fede protestante. Diciamo, appoggiare Maria Beatrice in queste tribolazioni, viene mandato a Londra Claudio della Colombière, che era il direttore spirituale di Santa Margherita la Coque, quella celeberrima per appunto le apparizioni legate alla devozione del Sacro Cuore. E lui sarà molto utile a Maria Beatrice, ma anche lui in Inghilterra dovrà affrontare grandi tribolazioni. Il 7 novembre del 1677, giusto per tornare a quell'ipotesi che i figli di Maria Beatrice venissero in un certo senso portati alla morte, se non proprio uccisi o avvelenati, però si vede come non si cercasse in alcun modo di evitare che potesse loro succedere qualcosa. Ad esempio, questo è molto chiaro quando nasce il 7 novembre del 1677 il piccolo Carlo, che il 12 dicembre sembra sano, in buona salute, ma il 12 dicembre muore di vaiolo. Perché? Perché Anna, una delle figlie di Giacomo, convalescente dal vaiolo, a un certo punto va nella sua stanza e lo prende in braccio, tanto che la governante, Lady Villars, morirà di crepacuore per non essere riuscita a impedirlo. Cioè, si vede in questo atteggiamento, insomma, di una figlia di Giacomo, Anna, già grande, doveva essere responsabile, che va appunto, sapendo di essere appena guarita dal vaiolo, va a toccare un neonato senza timore di contagiarla. Ecco, si vede come proprio ci fosse una noncuranza, se non quasi la speranza di liberarsi di questi possibili eventuali eredi cattolici. Poi, mentre Maria Beatrice sarà in uno dei suoi brevi esili a Bruxelles, morirà anche, questa forse sarà una delle sue prove più dolorose, la figlia Isabella, che a differenza degli altri non era morta subito, aveva 2 anni, alla quale si era affezionata. Ovviamente era affezionata a tutti i suoi figli, però avendola potuta avere per diverso tempo, mentre gli altri erano morti subito, sperava in un certo senso che le sarebbe stata lasciata. Ecco, proprio mentre lei è via, invece le giunge la notizia della morte di Isabella. E anche qui c'è una sofferenza enorme, ma c'è anche una sopportazione, una dignità esemplari. Scriverà alle, se trovo la lettera, ve la leggo, sempre alle monache, ecco ad esempio questa: cara sorella Maria Laura, a quest'ora avrà già inteso la grande afflizione che è piaciuto a Dio di mandarmi, con levarmi una delle più care cose che avessi al mondo, e quale io speravo che mi avrebbe lasciato per sua bontà, onde mi fosse di conforto nelle mie afflizioni. Ma Dominus dedit, Dominus abstulit, sit nomen Domini benedictum. Mi pare di averlo detto di cuore in questa occasione con la grazia di Dio. E quando penso che adesso mia figlia è felice e che se fosse vissuta sarebbe data grande azzardo, quando dico penso a questo, tutta mi consolo. E poi aggiunge, come dicevo prima, ora mi consola il pensare che ho più angeli a pregare per me. E mi dovrei stimare onorata che dove le altre donne fanno i loro figliuoli per il mondo, io ho fatto tutti i miei per Dio, nella misericordia del quale voglio sperare che una volta mi consolerà col darmi un figlio maschio che viva e si guadagni il paradiso. Ecco, questo figlio maschio che vive e si guadagna il paradiso arriverà, si chiamerà Giacomo anche lui, ma sarà anche la sua condanna definitiva come regina d'Inghilterra, e lo vedremo. Intanto, con il suo matrimonio con Giacomo procede sempre bene, se non che in un certo periodo, e anche questo è un episodio
simpatico, anche se ci dà sempre l'idea di questa vita comunque costellata di prove, emerge dalle lettere che Maria Beatrice scriveva a Modena. Giacomo aveva un po' l'abitudine, come molti, se non tutti, sovrani, a parte i duchi di Modena, che erano particolarmente virtuosi in genere, salvo rare eccezioni, ma generalmente i sovrani amavano, facendo vita di corte, facendo vita molto mondana, circondarsi di favorite. E così faceva il re d'Inghilterra, Carlo Secondo, ma Caterina di Braganza si era assolutamente abituata, non ci faceva neanche più caso, a lei bastava essere regina, non c'era problema. Così comincia a fare anche Giacomo. Ma Maria Beatrice non è Caterina di Braganza. Maria Beatrice, buona, gentile, pura d'animo, solare, ma aveva il suo carattere e quando si impuntava su qualcosa non la si poteva convincere. E allora lei assolutamente non ci sta a vedere il marito in compagnia di altre donne. E allora comincia a fare anche delle scenate importanti, gridando che a quel punto, se lui non avesse smesso di frequentare altre donne, lei sarebbe andata finalmente in convento, come era sempre stato il suo desiderio, e che lui non doveva assolutamente più vedere, in particolare quella che era stranamente diventata la sua favorita del momento, che era una tal Caterina Sedley, che le cronache descrivono come bruttissima e volgare. Tanto che i protestanti, per prendere in giro Giacomo, già ormai convertito alla fede cattolica, di Caterina Sedley dicevano i preti dovrebbero dargliela come penitenza. Ma lui non riusciva a staccarsi da questa donna, tanto che c'era chi vociferava che lei gli avesse fatto una sorta di maleficio per tenerlo legato. E Giacomo prometteva sempre a Maria Beatrice che l'avrebbe allontanata, che lei sarebbe partita, non sarebbe più tornata, ma poi in realtà tornava sempre. Maria Beatrice se la ritrovava sempre tra i piedi e faceva nuove scenate, e spesso anche subendone delle conseguenze fisiche, finiva tipo a letto con la febbre a forza di piangere. E allora c'è appunto una bellissima lettera che lei scrive a suo fratello proprio su questo problema, dopo essere stata parecchio tempo appunto a letto ammalata, dopo che Giacomo le aveva promesso che avrebbe mandato via la signora e non sarebbe più tornata. Adesso se la trovo ve la leggo, se no cerco di ricordarmela a memoria, ma non so. Allora, niente. Niente, sostanzialmente scrive al fratello, scusandosi di non avergli scritto per tanto tempo, dice: ma se voi intuiste la ragione, capireste, ma non è cosa da mettere su carta, scrive. Sappiate solo comunque che la ragione del mio soffrire è partita e non dovrebbe più tornare, almeno a quanto mi viene promesso. E poi conclude con quella famosa frase che vi ho detto anche prima, che mi sembra che renda molto bene il temperamento passionale di Maria Beatrice, scrive: perché voi sapete che il mio naturale tenero è tenero e geloso e che dove amo non amo poco. Ecco, quella volta però effettivamente forse per averla vista così affranta e così ammalata per diversi giorni, Giacomo veramente si convince, questa volta mantiene la promessa. E non solo Caterina Sedley non tornerà più a corte, ma lui rinuncerà per sempre anche a quel appunto vizio di circondarsi di dame, di favorite, e diventerà un marito fedele, assolutamente fedele. Quindi da quel momento diciamo che almeno dal punto di vista coniugale ci sarà un periodo di felicità completa, di tranquillità. Ma la tranquillità non è la caratteristica della vita di Maria Beatrice, per niente. Allora, nel 1685 muore Carlo II e benché il Parlamento abbia già promulgato tutti gli atti possibili e immaginabili di esclusione
di Giacomo e Maria Beatrice, in realtà poi non, si accorge di non poter fare nulla perché non ci sono altri eredi. Cioè, Giacomo è a tutti gli effetti l'erede al trono d'Inghilterra e quindi il 3 maggio del 1685 Giacomo e Maria Beatrice, nonostante appunto l'ostilità e la diffidenza del Parlamento, vengono incoronati. E qui inizia il breve percorso di Maria Beatrice come regina d'Inghilterra. Si trasferisce al palazzo di Westminster, anche lì comincia a creare una corte piena di artisti, di musicisti, di pittori, in gran parte italiani. È amata dai cortigiani, dagli amici, dal popolo, ma c'è sempre questa ombra che incombe su di lei. Il Parlamento inglese ha imparato a tollerarla, ha imparato a tollerarla perché spera a questo punto, visti i precedenti, visto che tutti i figli che ha avuto finora sono morti, eccetera. Pensa di poter contare sul fatto che non ci saranno eredi e che quindi, quando Giacomo e Maria Beatrice moriranno, sul trono salirà la figlia di Giacomo, Maria, e poi eventualmente l'altra, Anna, come poi in effetti capiterà, che sono di fede protestante. Tra l'altro, Maria ha sposato Guglielmo d'Orange, che è uno dei campioni del protestantesimo europeo. Quindi è appunto una parentesi che si risolverà presto. Ricordo che ovviamente Maria e Anna potranno salire al trono, avrebbero potuto salire al trono perché in Inghilterra non vige la legge salica, quindi le donne potevano, a differenza che in Italia, appunto, avvicendarsi direttamente al trono. L'11 giugno del 1688, però, nasce Giacomo, quel figlio maschio che Maria Beatrice tanto desiderava. Nasce Giacomo, tra l'altro, si vede subito in buona salute, un bel bimbo paffutello, viene subito messo al sicuro, controllato a vista. E cresce sano e forte. Il Parlamento le prova tutte per risolvere la situazione. Si proverà a dire che in realtà Giacomo, il piccolo Giacomo, non è figlio di Giacomo Stuart di Maria Beatrice, che è stato classico scambiato con un altro bambino. Si proverà a dire che, anche perché al parto erano presenti come si usava allora, benché non riesca a immaginare come questo si potesse accompagnare al pudore di Maria Beatrice, ma si usava all'epoca per una regina praticamente partorire pubblicamente, quindi arrivare a dire che non era figlio di Maria Beatrice si faceva fatica. Allora cominciano a dire che sì, era figlio di Maria Beatrice, ma non era Giacomo il padre, tanto che il conte Torrisi, ambasciatore a Londra del Granduca di Toscana, dirà indignato: qui si osa mettere in dubbio la virtù della più casta regina d'Europa. Appunto, le proveranno tutte. C'è una grande freddezza intorno alla nascita di questo erede che Maria Beatrice aveva tanto desiderato. Anche le figlie di Giacomo. Non partecipano in nessun modo alla sua gioia, anzi si vede che sono ostili, si vede che sono dispiaciute per la nascita di questo bambino. C'è una lettera bellissima di Maria Beatrice dove lei scrive: "Non mi avete mai una volta nelle vostre lettere chiesto di mio figlio, come se non fosse mai nato." Ecco, come se non fosse mai nato, sì, perché in realtà l'Inghilterra sperava che questo figlio non nascesse. Allora, il Parlamento inglese cosa fa a questo punto? Comincia a trattare con Guglielmo d'Orange, a programmare quella che passerà alla storia come la gloriosa rivoluzione, quella in cui appunto gli Stuart verranno spodestati e Guglielmo d'Orange, principe d'Olanda, prenderà il posto di Giacomo sul trono d'Inghilterra, con una vera e propria invasione armata. Gloriosa rivoluzione perché, benché Guglielmo d'Orange fosse arrivato
armato di tutto punto, però si svolgerà senza spargimenti di sangue, perché Giacomo, di temperamento mite e bonario, preferirà lasciare il trono per non, appunto, costringere il suo popolo a una guerra per evitare spargimenti di sangue. Decisione discutibile perché, probabilmente se fosse rimasto a Londra ci sarebbe stata la possibilità che le cose andassero diversamente. Guglielmo d'Orange è vero che era stato chiamato dal Parlamento, ma in nessun modo era amato e voluto dal popolo inglese, anche perché è vero che ormai gran parte degli inglesi vicini al protestantesimo non amavano i cattolici, ma è anche vero che gli inglesi non hanno mai amato i principi stranieri, quindi l'idea di avere un olandese sul trono d'Inghilterra che poi passava più tempo in Olanda che a Londra, ecco, non piaceva neanche quella. Quindi diciamo che Giacomo se la sarebbe potuta almeno giocare, ma non voleva assolutamente spargimenti di sangue. E tra l'altro né Giacomo né Maria Beatrice credono fino all'ultimo all'effettiva possibilità che Guglielmo d'Orange, marito della figlia di Giacomo, con la quale anche Maria Beatrice aveva un rapporto splendido, possa effettivamente attaccare Londra. E Maria Beatrice scriverà una lettera bellissima alla figlia di Giacomo, Maria, diceva, cioè, nella quale sostanzialmente diceva: io non ci posso credere che tu veramente farai una cosa del genere. E invece no, invece la farà. Addirittura Giacomo rifiuterà una flotta che Luigi XIV aveva offerto per aiutarlo a difendere Londra. E ci crederà quando sarà messo davanti al fatto compiuto. Quando cominciano ad arrivare le navi olandesi, Maria Beatrice viene convinta, perché lei in realtà non voleva, viene convinta a scappare, viene convinta ovviamente dicendole che doveva portare in salvo il piccolo Giacomo. E allora lei parte, Giacomo rimane in Inghilterra per il momento, poi la raggiungerà. Lei parte in incognito accompagnata da piccolissimo seguito con il bambino, tra l'altro ad accompagnarla sarà la sua dama d'onore, Vittoria Montecuccoli, era a Londra insieme al fratello Raimondo Montecuccoli, omonimo, ma ovviamente non si tratta della stessa persona, di quello che ha fermato i turchi sul fiume Rab. Si trova a Londra con lui e lei accompagna Maria Beatrice a Parigi in questa fuga. Sono entrambe vestite poveramente da carbonaie e Vittoria Montecuccoli porta con sé una cappelliera dove ha messo alcune parrucche e in mezzo alle parrucche è nascosto il bambino, il piccolo Giacomo. Ecco, in queste condizioni si imbarcano per la Francia. Maria Beatrice si fa precedere da quella famosa lettera al re Sole, a Luigi XIV, che inizia con Sire, una povera regina in un mare di lacrime, viene a cercare protezione dal più grande e generoso monarca del mondo. E effettivamente Luigi XIV con gli Stuart in esilio sarà un monarca veramente generoso. Innanzitutto, appena Maria Beatrice arriva a Parigi, si trova messo a disposizione il castello di Saint-Germain-en-Laye, dove vivrà sempre, dove si creerà anche lì una sua corte piena di artisti, piena di quella cultura che lei sempre aveva coltivato e aveva voluto diffondere. E Luigi XIV avrà una grandissima ammirazione per Maria Beatrice, la considerava un'eroina, la considerava una santa e cercava di aiutarla in tutti i modi. E ci sono anche delle memorie riferite al soggiorno di Maria Beatrice a Parigi, ad esempio Madame de Sévigné, che era quella brillante scrittrice della corte del Re Sole, che in diari e lettere, eccetera, dipingeva proprio i tratti più caratteristici della vita della corte parigina. E lei parla appunto in alcuni punti, parla dell'arrivo di Maria Beatrice e di Giacomo e poi del soggiorno a Parigi dei sovrani inglesi. Poco dopo l'arrivo di Maria Beatrice e di Giacomo, che poi la raggiunge, come vi dicevo poco dopo, scriveva: il re d'Inghilterra pareva invecchiato e affaticato.
La regina magra e con occhi di pianto, ma belli e neri. Un bel colorito un po' pallido, la bocca grande, bei denti, bella figura, molto spirito. Tutto ciò forma una persona che piace moltissimo. Ricordo che Maria Beatrice, fin da giovane, era descritta come una delle principesse più belle d'Europa. Assomigliava molto a sua zia, la principessa di Conti, che era considerata forse, ecco, lei la donna più bella d'Europa. E il Lord Peterborough, quando era arrivato come plenipotenziario per trattare il matrimonio con Giacomo, si era proprio subito innamorato di questa bellezza. È stata proprio la prima virtù di Maria Beatrice che l'aveva colpito. E poi sempre Madame Sévigné scrive: «La corte inglese si è ora installata definitivamente a Saint-Germain-en-Laye. La regina piace molto. Essa andò a visitare la Delfina pochi giorni fa, vestita alla perfezione di velluto nero, ben pettinata, un bel viso che ricorda la principessa di Conti, sua zia, e un'aria di dolcezza e maestà. Il nostro re l'apprezza molto e ammira il suo coraggio nella sventura e l'amore per il re suo marito». E aggiunge: «Poiché è proprio vero che ella lo ama», che questo fa un po' sorridere perché sembra impossibile, ma è vero, anche perché appunto, con quanto Maria Beatrice colpiva a prima vista proprio per la bellezza, questo aspetto sempre così solare, questi modi gioviali, ecco, invece Giacomo appariva bruttarello e sempre molto un po' imbronciato, molto chiuso, molto riservato, un po' antipatico, ecco, diciamo. Quindi tanti si meravigliavano che lei lo amasse così tanto, perché, ripeto, la ripugnanza iniziale si era veramente capovolta e Maria Beatrice amerà Giacomo a dismisura, soffrirà moltissimo alla sua morte, definirà la sua morte il suo primo vero dolore insopportabile. Dopo che ne aveva sopportati tanti. Da Parigi, Giacomo e Maria Beatrice tenteranno di riconquistare il trono. Luigi XIV finanzierà anche diversi tentativi di tornare in Inghilterra. Di solito si partiva dalla Scozia, dall'Irlanda, dove le popolazioni erano più vicina agli Stuart, però succedeva sempre qualcosa, ripeto, una vita veramente costellata di sventure. Succedeva sempre qualcosa, una volta la flotta affondata, una volta sembrava che stessero per arrivare alle porte di Londra quando c'è stata una sconfitta devastante all'ultimo minuto. Il 29 maggio del 1692 Giacomo sembrava sul punto di riconquistare il trono, a Parigi arrivavano solo belle notizie, poi all'improvviso una grande disfatta alla Hogue, e Maria Beatrice non capiva. Lei sapeva di aver perso il trono a causa della sua fede cattolica, era convinta di fare la volontà di Dio. E a un certo punto dice: «Non capisco però perché Dio a questo punto sembra pronunciarsi contro di noi». È stato probabilmente un momento questo di grande desolazione per lei, quando non riusciamo a capire i disegni di Dio, che sembrano completamente diversi da quello che anche dovrebbero essere in un'ottica di fede. In fondo, Maria Beatrice intendeva veramente lavorare per la gloria di Dio, però anche lì la sua fede granitica alla meglio. Lei si rassegna volentieri e con piena serenità d'animo a questa volontà di Dio per lei così strana e appunto alla madre superiore del monastero della Visitazione di Chaillot, perché lei una volta in Francia passerà molto tempo e anche farà dei lunghi ritiri nel monastero della Visitazione che c'era vicino a Parigi, scriverà semplicemente, descrivendole questa sua grande sventura, questo suo dolore immenso, poi dirà semplicemente: «Dobbiamo abbracciare la volontà di Dio, i disegni di Dio sono diversi dai nostri e quindi noi non li possiamo comprendere, ma li dobbiamo amare». E anche questa prova verrà superata brillantemente. In mezzo a tutto questo, lei era comunque sempre allegra. Nei registri delle monache della Visitazione, si trovano spesso accenni a questa sua allegria. Si trova, scritto addirittura: «La regina ride fino alle lacrime». Ecco, questo suo carattere, comunque sempre gioioso, aveva il sopravvento su ogni tipo di sventura, a parte appunto la morte di Giacomo, che il 16 settembre
del 1701, questa è la grande prova di Maria Beatrice. Scriverà la mia anima è triste fino alla morte e sentirà poi sempre la mancanza di Giacomo, anche se comunque la sua fede saprà confortarla anche in quel momento. Maria Beatrice a quel punto rimane, anche dopo la morte di Giacomo, rimane in Francia con il piccolo Giacomo e rimane lì per rivendicare i suoi diritti. In Francia la sua vita non sarà facile. Finché c'era Luigi XIV, sì, perché Luigi XIV l'appoggiava, l'aiutava, le metteva a disposizione tutto quello di cui lei aveva bisogno, anche se dobbiamo ammettere che è diverso essere regina sul proprio trono che dover dipendere dalla benevolenza di un altro re. Lei a un certo punto scriverà in una lettera: io vivo delle elemosine del re di Francia, bisogna chiamare le cose con il loro nome. Però almeno finché c'era Luigi XIV non le mancava niente. Ma quando muore Luigi XIV, lei si trova in grande difficoltà, perché dopo il reggente, il principe d'Orleano, non vuole aiutarla, non ha il coraggio di cacciarla, ma non vuole più aiutarla, anche perché poi i nuovi sovrani inglesi sono stati ormai accettati e riconosciuti dalle altre potenze europee. Lui non vuole avere problemi e quindi semplicemente l'Italia ha tutti i sussidi. Quindi Maria Beatrice comincerà a vendere gioielli, vestiti, cioè ridotta praticamente alla fame. In una lettera, sempre a una monaca, scrive: se vedeste in che stato sono, vi farei pena. Ecco, però rimane a Parigi per difendere i diritti del figlio, anche perché c'è comunque un gruppo di inglesi e non solo, i giacobiti, che non sono solo cattolici, sono anche protestanti, sono quelli che riconoscono, al di là della fede religiosa, riconoscono la legittimità degli Stuart, che desiderano aiutarla, desiderano intraprendere una lotta politica per il ritorno degli Stuart sul trono inglese. E quindi lei rimane lì, anche se in quelle condizioni di miseria, a volte. Mi capita di pensare perché, ad esempio, non è tornata a Modena, dovrebbe potuto vivere dignitosamente al Palazzo Ducale, ma probabilmente perché da lì sarebbe stato molto più difficile portare avanti la battaglia per la riconquista del trono di Giacomo. Tra l'altro, Giacomo Stuart viene in visita a Modena. C'è già il Duca Rinaldo, il cardinale al quale Maria Beatrice aveva fatto ottenere la porpora cardinalizia, che però rinuncia a questa porpora per diventare duca, per salvare la linea dinastica appunto del Ducato di Modena. Ma Rinaldo rimane un po' cardinale anche quando è duca, quel principe sempre austero che irrigidisce la corte. E quando arriva Giacomo e si innamora di una delle sue figlie, Benedetta, lui non darà il consenso per le nozze. Diciamo che mi duole molto dirlo, ma Maria Beatrice proprio sarà anche estrema prova, estremo dolore, abbandonata dai suoi stessi parenti. Eppure lei rimane lì e vuole portare avanti i diritti di Giacomo e li vuole portare avanti come dice lei, cioè senza scendere a compromessi, senza rinunciare alla sua fede. Perché in tanti le avevano chiesto e le stavano chiedendo già da anni, riceveva regolarmente visite dall'Inghilterra e le veniva proposto di tornare in Inghilterra, di risalire al trono, le bastava abiurare la fede cattolica o almeno presenziare alle funzioni anglicane e poi tenere la sua fede cattolica per relegata alla sfera privata. Ma lei rifiutò sempre, rifiuterà sempre. E anche per il figlio, anche per il figlio, lei vuole che il figlio riprenda il suo posto sul trono, ma non rinunciando alla fede. E ripeteva sempre la stessa frase, dava sempre la stessa risposta a chi le faceva questa proposta. Diceva: assai sciocco sarebbe chi rinunciasse al regno dei cieli per un regno terreno, per quanto grande possa essere. E così diciamo che gli Stuart non torneranno mai sul trono.
i tentativi che riusciranno a fare per vie militari e diplomatiche falliranno sempre miseramente. Ma Maria Beatrice resterà ferma nella sua fede, tanto che era veramente chi la conosceva, la considerava una santa. Maria Beatrice muore il 7 maggio del 1718. Chiede di essere sepolta nel monastero della Visitazione di Chaillot, dove sperava appunto di poter trovare almeno in morte quella pace che le era stata negata in vita, che lei aveva desiderato nel momento in cui appunto aveva da piccola scoperto la sua vocazione monastica, ma non le era stato consentito. Aveva dopo dovuto condurre una vita mondana, politica, piena appunto di prove e di tribolazioni. Ora sperava di trovare la pace fra le mura del convento di Chaillot, ma non la troverà. Non la troverà perché pochi anni dopo inizierà la Rivoluzione francese e sappiamo che i fanatici giacobini avevano in odio le spoglie dei sovrani, e quindi le spoglie di Maria Beatrice, come quelle di tanti altri sovrani, sarebbero state profanate e disperse. Ecco Angela, io direi che potrei concludere qui anche perché appunto è morta, ma se ci sono qualche domanda, anche tu, se c'è qualcosa che magari ti sembra giusto approfondire o rivedere, abbiamo il tempo di farlo. Allora, di domande per adesso non ce ne sono. Io ti posso dire che ho messo in evidenza come posso dire, questo aspetto di Maria Beatrice, amorevole, di amore così stretto verso il marito, e non me l'aspettavo, nel senso che io ho sempre avuto un'idea di questa donna angelicata, cioè di questa donna che voleva andare in convento, costretta invece a sposarsi. E mi ha fatto specie invece questo amore così viscerale e così forte che poi si sviluppa nei confronti del marito. Anche se all'inizio aveva questa ripugnanza, poi dopo imparerà ad amarlo e addirittura con scenate di gelosia, doveva avere comunque, al di là dell'aspetto così angelicato che passa quasi sempre su questa donna, un carattere molto, molto forte e battagliero. Certo che la sua vita lo dimostra per quello che ha dovuto passare, subire, ha dovuto avere un animo molto, molto forte. Poi sarei curiosa di sapere suo figlio Giacomo come che fine fece, Elena. Allora, suo figlio Giacomo, dopo la delusione d'amore avuta a Modena, accetta di sposare una principessa che a Maria Beatrice piaceva molto. A lui all'inizio non piaceva particolarmente, pare perché lui era un uomo alto e prestante, lei era molto piccolina, ma non era brutta, era solo bassa bassa. Clementina Sobieschi, che era la nipote di Giovanni Sobieschi, che si era distinto nella Ah, lotta questa. contro i turchi. Sì, quindi Clementina Sobieschi, che tra l'altro è sepolta in San Pietro, quindi era, cioè, considerata una principessa cattolica di un certo spessore. Alla fine sarà comunque un matrimonio felice. Lui si considererà e si farà chiamare sempre Giacomo III, benché ovviamente non tornerà più sul trono d'Inghilterra. Poi dal loro matrimonio nascerà Carlo Edoardo, che sarà l'ultimo pretendente Stuart. Poi lui non avrà figli. E tra l'altro, curiosamente, dopo il diritto al trono inglese, cioè la corona inglese per i legittimisti, per i giacobiti, che però non era poi ovviamente corona inglese di fatto, passerà per vie di parentele, eccetera, ai Savoia, i quali anche loro comunque non ne Bellissimo, sempre usufruiranno. inglese, andiamo Sì, avanti. però erano ancora i Savoia buoni. E loro ovviamente
non la utilizzeranno, sia perché comunque non c'era possibilità, ormai la nuova dinastia si era stabilizzata sul trono inglese, però per i legittimisti, per i giacobiti, continuavano loro a essere i re e tramite i Savoia arriverà a Maria Beatrice Vittoria di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele I, che non essendoci in Inghilterra la legge salica, sarà considerata regina d'Inghilterra dai giacobiti. E quando lei muore, ovviamente questo titolo di re d'Inghilterra passerà a Francesco V. Infatti, in archivio di Stato c'è un bellissimo documento dove si dice che Francesco V d'Austria Est è re d'Inghilterra. Cioè, poi, ovviamente, ripeto, no, non lo sarà mai di fatto, però per i giacobiti è legittimo re d'Inghilterra. Quindi diciamo che per Maria Beatrice c'è almeno la piccola soddisfazione di vedere il suo titolo ritornare almeno a Modena. Ah, direi che c'è una doppia soddisfazione anche per gli est, nel senso che con il matrimonio di Carlotta si unirono le due casate, quella italiana e quella tedesca, che poi non diedero origine agli Hannover, che sono tuttora quelli che governano l'Inghilterra, anche se hanno cambiato il nome in Windsor, perché nella Seconda Guerra Mondiale erano antitedeschi, ma in realtà erano poi gli Hannover, per cui doppiamente c'è la linea estensa sul trono Sì. d'Inghilterra. Sì, no, è stato molto. Ma di Maria Beatrice non. Perché io poi ho cioè, cercando per Carlotta, che Carlotta si fa fatica, Carlotta di Brunswick è un po' come Aldegonda, però con Aldegonda fui a scavare qualcosa si trova, ma con Carlotta è una lotta impari quasi. Però ho trovato che Rinaldo si rivolse a lei per avere aiuto per trovare moglie, cioè, e lei le consigliò Carlotta perché in quel periodo Carlotta con la madre e le sorelle erano a Parigi. Voglio Ah. dire, strano questo comportamento comunque di Rinaldo che gli rifiuta la figlia Benedetta, che tra l'altro lei dal rifiuto Non di si questo sposa. matrimonio non si sposerà mai. Infatti, no, infatti è strano, sono rimasta male anch'io, probabilmente. Sì, c'era un po' il timore di appunto legarsi alla casata degli Stuart, che ormai era in completo declino e c'era, sì, di scontentare, un po' di mettersi in urto con la diplomazia europea, non lo so, non mi sembra strano perché Rinaldo non era il tipo da farsi intimorire da queste cose, però era comunque un personaggio ligio e scrupoloso, quindi può essere che abbia voluto, o che magari non gli era piaciuto Giacomo, non lo so, però Maria Beatrice ci rimase molto molto male. Te lo dico, a casa Sì. sua, cioè, voglio dire, dai propri parenti comunque. Eh beh, parenti serpenti. Va bene, Elena. E qua ci sono vari ringraziamenti da Miriam, Anna Clara. Ti ringrazio tutta la delegazione Francesco V, ovviamente, perché per questa esposizione così bella. Io ti ringrazio infinitivamente, con te io mi sento sempre in debito perché Ma figurati. leggendo in per caso quel tuo libro su Aldegonda nacque in me tutta. Ma è per me un piacere, una bella cosa, anzi. E poi sai tutto il seguito che è stato. E niente, io direi allora di chiudere la diretta. E così vai a mangiare anche qualcosa con più calma, visto che hai dovuto affogarti a mangiare. Colpa di Gianni che è andata a casa tardi. Diamo appuntamento al prossimo martedì, che io mi sono già persa, che è l'8, la festa delle donne. Festeggeremo la festa delle donne. Con Fabio nell'ultimo incontro dagli Austria Est a quello che rimane oggi degli Austria Est.
di come si è evoluta la dinastia Austria-Este, dagli Est è diventata Austria-Este e fino ai giorni attuali. Bene, vi saluto, saluto Elena, saluto tutti quanti, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, anche se non hanno scritto sulla chat, perché vedo che sono circa una decina, ma non riesco a capire chi siano. E alla prossima. Grazie ancora, Elena. Ciao, grazie a te, buona serata. Buona serata.